Salve a tutti del Bagatta. Oggi continuiamo la nostra avventura su Final Fantasy VIII. Continuiamo il nostro bel gioco, prendiamo il salvataggio. Ecco qui, eravamo al disco 1 con i nostri primi 24 minuti di gioco nella hall di Balamb. E adesso dobbiamo andare a ritrovare la professoressa Quistis per iniziare la nostra prova d'esame. Quindi nella hall, controlliamo la mappa di dove ci troviamo. Al momento ci troviamo. E dobbiamo andare all'ingresso principale. Perfetto. Eccola lì, infatti, la nostra professoressa Quistis. Guardate quanto è bella la grafica, nonostante non l'abbiano rimasterizzata, si presenta davvero con tutto il suo splendore dell'epoca. Prima di partire ci sono molte istruzioni che ti devo dare, ascolta bene. Usando i GF diventiamo più forti e più questi lo diventano, più lo diventiamo noi. Ora ti spiegherò come funziona il processo di Junction GF. Beh, andiamo? E anche ora, visto dopo tutto questo tutorial. La caverna di fuoco dove si svolgerà l'esame si trova a est. Come sempre vedete, le parti importanti da seguire in missione vengono evidenziate in blu, tra parentesi quadre. Allora, usciamo dalla nostra città. Oibò, qui lo sfondo fa cazzotti, eh? Fa veramente a cazzotti con il lavoro di remastered che hanno fatto sui personaggi principali. Quindi a destra dobbiamo andare, a destra che in questa mappa sembra tutto tranne che facile da vedere. Allora, questo sicuramente non è est. Certo, questa posizione di mappa non aiuta sicuramente chi ha le prime armi e deve orientarsi. Ok, incontro casuale che in questa nuova versione può essere disabilitato premendo contemporaneamente i due stick analogici. Iniziamo a prendere pratica con l'attacco. Come si riempiono le barre in basso possiamo attaccare, perché non c'è un combattimento a turni, ma bensì un combattimento a tempo. La Ten Battle è più presente. Cioè effettivamente chi preferisce più questo tipo di combattimento, chi preferisce più il combattimento a turni, io sono pastore del combattimento a turni perché mi dà tempo di poter riflettere sulle mosse successive. Questo sistema ha preso enormemente piede negli ultimi JRPG. Ok, abbiamo combattuto le nostre prime due vespe. Abbiamo fatto un po' di punti esperienza. Ci dice quanti punti esperienza abbiamo ottenuto, quanti punti esperienza abbiamo attualmente e quanti ce ne mancano per il level up. Ecco qua, aggiornato, a posto. E non abbiamo trovato niente. Andiamo invece alla ricerca della nostra caverna d'est. Il problema è che non riesco a capire est dove si trova. Ok, attacco prioritario. Quindi già partiamo con la barra carica. Importante in questi giochi sicuramente, come ben saprete, visto che state seguendo il filmato, è fare esperienza. Eccola lì la caverna, l'abbiamo individuata.
sarà anche in mezzo al bosco. Ecco, in questo caso che non abbiamo attacco prioritario, come vedete le palle si stanno caricando in questi momenti. Partiamo subito all'attacco, vai, fruste, spade. Ok ragazzi, ho fatto un piccolo taglietto per grindare un paio di livelli e dirigiamoci verso la nostra caverna. Eccoci qui a fare questa nostra caverna finalmente. Permesso, dobbiamo andare a fare l'esame. Obiettivo, ottenere GF livello base. Supporto da parte di un SID, preparativi completati? Sì, abbiamo fatto tutto. Sono pronto. Io ti farò da supporto. Insegnante numero 14, Quisis 3. Definisci il tempo a disposizione, tieni conto delle tue abilità. Opera scelta opportuna. 10 minuti, 20 minuti, 30 minuti, 40 minuti. Beh, noi per stare sul sicuro facciamo 20 minuti. Molto bene, buona fortuna. Ecco che ci lasciano lo spazio e noi entriamo. Emozione, gente, emozione. Partite il countdown. Posso aiutarti nelle battaglie, ma tu dovrai scegliere dove andare. Ricevuto. Sono 20 anni, ragazzi, che non rientravo in questa caverna. Spesso gli studenti non riescono a dargli meglio quando vengono qui con me. Sarà colpa del mio fascino? Questa qui è proprio strana. Scherzavo, volevo solo spezzare la tensione. Via via, andiamo a cercare lo scontro con il boss. Contro casuale. Facciamo fuori questi insettini con i pistolini. Oh! Proseguiamo, proseguiamo, abbiamo soltanto 18 minuti. Oh, bivio. Io direi di andare lì. Oh, oh, che ci stava lì? Ho visto qualcosa di sbruccicare. Quanti nemici. Questo è Pyros, utilizza attacchi di elemento gelo.
passa, il tempo passa. È stato uno scontro complesso, ma neanche tanto alla fine. Visto lì qualcosa, ai ai ai, mi ero dimenticato degli incontri casuali in Final Fantasy. Questo cos'è? Enorme! Però è andato giù con un colpo. Grosso, eh? La sua termina una bella frase. E non avevo più esperienza, dai. Che barbone di mostro, che ci sta? Ah, fonte energetica, ma nessuno può assimilarlo. Vabbè, torniamo verso il nostro obiettivo. Eccoci, eccoci, signori. Proprio come pensavo, tu e Stephen non siete come gli altri studenti, siete davvero forti. Due pastrelli, via, andiamo giù subito. Solo 14 minuti. Ed eccoci arrivati, signori. Il nostro primo scontro importante. Il tuo esame inizia qui. Sei pronto? Siamo pronti. Sembra tutto a posto. Questo fa male, ragazzi. Guardate che belle queste animazioni dei boss. Male per un essere umano. We'll be right back.
non sa chi si sa, troppo è morta. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Abbiamo tutta anche la carta di Ifrit, che accettiamo così com'è. Non abbiamo molto tempo, ma ti spiegherò ugualmente. Ho ottenuto un nuovo GF. Se ora fare Junction a questo GF, potrò usare l'abilità J elementale. Ti spiego cosa vuol dire tutto ciò. E torniamo verso la nostra scuola. Dobbiamo rianimare la nostra Pisces, vabbè, facciamo fuori i nemici, prendiamo verso la scuola e poi la rianimiamo. Tanto come punti esperienza non è che la fanno crescere più di tanto. Abbiamo fretta, dobbiamo tornare a scuola. Forse è meglio rianimarla, va, perché altrimenti mi diventa lunga la storia. Vai, quando ti finisce, Christus. Poi curiamo un po' i nostri personaggi. Ok, e ci siamo. Via. È tornato questo. Un osso duro. Vediamo l'animazione di Shiva. Ah, non l'abbiamo fatto in tempo, peccato. Thank you.
continuiamo a fare incontri abbastanza deludenti, che fanno guadagnare davvero poca esperienza. Eccoci fuori! Via, torniamo alla nostra accademia. Incontri casuali ci stanno tutti, però perché bisogna aumentare di livello senza se e senza ma. Se non fanno più danno, che adesso abbiamo buttato giù con 3 colpi, mentre non è servito un 4 colpi. Però più danno ce lo fanno, perché non facevano 13, facevano 5, 8, 10, 4 colpi per questo. Beh, qui vogliamo tutti esperienza moneta, allora, no? E infatti 227 punti esperienza. Questi hanno pagato bene. Più per un quarzo, 3 punti per i nostri GF. Ottimo, ottimo. Accademia, siamo tornati. No, che ho fatto, sono riuscito. Ben fatto. Allora, credo che sia meglio che tu faccia un ripasso generale prima dell'esame per diventare SID. Devi verificare soprattutto la parte che riguarda l'addestramento dei GF. Come addestrare un GF? Altri tutorial, ragazzi, altri tutorial. Bene, non voglio tediarvi con ulteriori tutorial, questa parte la terminerò offline e dopodiché ci vedremo alla prossima puntata con il proseguo della storia. Iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace se il video appunto vi è piaciuto, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati sull'uscita di nuovi video. Questo è tutto per oggi, un saluto dal vostro Bagatta, alla prossima!